Il mago di Oz. Un grande ciarlatano. I fifotti non volevano proprio separarsi da Dorothy e dai suoi amici. Si erano così affezionati all'omino di latta che lo pregarono di rimanere con loro per governare la terra dell'Ovest. Ma quando si resero conto che era deciso ad andarsene, si rassegnarono. Gli regalarono un oliatore d'argento e donarono a Dorothy un berretto d'oro. Tu, hai annientato la perfida strega e ci hai liberato, disse uno dei fifotti. Perciò ti spetta il suo tesoro più grande, il berretto d'oro. C'è un incantesimo inciso dentro. Forse ti potrà essere di aiuto se ti troverai in difficoltà. Dorothy si mise il copricapo in testa, ringraziò i fifotti per il regalo e si incamminò attraverso i campi con i suoi amici. Non c'era strada per arrivare alla città dello smeraldo, ma sapevano che dovevano camminare verso est. Da principio erano sicuri di andare nella direzione giusta, ma verso mezzodì il sole si trovava sopra le loro teste e non seppero più riconoscere qual era l'est e qual era l'ovest. «E ora che cosa facciamo?» chiese Dorothy. «Che te ne pare di usare l'incantesimo del berretto d'oro?» disse lo spaventapasseri. Dorothy guardò dentro il berretto magico e lesse le istruzioni. Poi se lo rimise in testa, si alzò su un piede solo e recitò: «Eppe, peppe, cacche, zizi, zuzi, zic!» In men che non si dica, si udì un gran cicaleccio e sbatter d'ali e la banda delle scimmie alate volò verso di loro. I viaggiatori dapprima si spaventarono, ma il re delle scimmie si inchinò davanti a Dorothy e disse: «Ora il berretto d'oro ti appartiene e quindi noi ti obbediremo per 3 volte. Qual è il tuo primo comando?» «Vogliamo andare alla città dello smeraldo perché ci siamo persi.» «Noi vi ci condurremo», disse il re. E appena ebbe parlato, le scimmie sollevarono Dorothy e i suoi amici fra le zampe e volarono via con loro. In breve, i viaggiatori si ritrovarono davanti al portone della città dello smeraldo. Il guardiano dei cancelli li munì di occhiali verdi e li condusse a palazzo dove c'era il solito soldato dalla barba verde. «Cosa? Siete qui di nuovo?» esclamò sorpreso. «Credevo che foste andati dalla perfida strega dell'Ovest.» «Infatti!» disse prontamente il leone. «E Dorothy l'ha liquefatta!» «Santo cielo!» esclamò il soldato e corse a dare la notizia al grande Oz. Dorothy e i suoi amici erano sicuri che il mago li avrebbe mandati a chiamare immediatamente, ma non fu così. Dette solo ordine di farli sistemare in camere dotate di tutti gli agi. Non ebbero notizia di Oz né il giorno dopo né quello seguente. Alla fine erano così stufi di aspettare che lo spaventapasseri gli mandò un messaggio. Se non li avesse ricevuti immediatamente, avrebbero convocato le scimmie alate. La minaccia sortì il suo effetto e il mago li convocò subito nella sala del trono. Aprirono lentamente la porta, un po' timorosi, per vedere se ci fosse la testa gigantesca o una bestia ripugnante. Ma c'era solo il trono vuoto. Si strinsero l'un l'altro perché la strana quiete della stanza era più paurosa di una qualunque delle forme assunte da Oz la volta precedente. Ad un tratto udirono una voce provenire dalla volta del soffitto. «Io sono Oz, il grande, il terribile. Cosa volete da me?» «Dove sei?» chiese Dorothy. «Io sono dovunque, ma agli occhi dei comuni mortali sono invisibile. Ora mi siederò sul trono affinché possiate parlarmi.» E infatti la voce sembrava ora provenire proprio dal trono. «Siamo venuti a pretendere ciò che ci avevi promesso, grande Oz», disse Dorothy. «Tu ci avevi promesso di aiutarci se avessimo distrutto la perfida strega e noi l'abbiamo annientata. Io stessa l'ho liquefatta con un secchio d'acqua.» «Povero me», disse la voce. «Così presto? Beh, tornate domani, perché ho bisogno di pensarci.» «Hai avuto anche troppo tempo per pensarci»,
disse l'omino di latta con foga. Il leone intanto emise un ruggito così forte e orrendo che Toto fece un balzo dalla paura e andò a sbattere contro il paravento che c'era in un angolo rovesciandolo. E tutti rimasero a guardare l'ometto che stava davanti a loro. Io sono Oz, il grande mago, disse quello. Almeno così si dice. In realtà sono un uomo qualunque. Tu sei più di questo, disse lo spaventapasseri irato. Sei un imbroglione. Proprio così, rispose l'ometto. Ma non capisco, insistette Dorothy, come hai fatto ad apparirmi come una testa gigantesca? Oh, è solo uno dei miei trucchi, rispose Oz, e li condusse in una stanzetta. In un angolo giaceva la testa di cartone. L'ho appesa al soffitto con una fune, spiegò Oz. Poi mi sono nascosto dietro il paravento tirando i fili per far muovere gli occhi e la bocca. Ma e la voce? Insistette Dorothy. Ah, molto semplice. Io sono ventriloquo e posso far giungere la voce da qualsiasi parte. E l'ometto narrò la sua storia ai nostri amici. Era nato a Omaha, vicino al Kansas. Da giovane lavorava in un circo. Era ventriloquo e sapeva volare su un pallone. Un giorno il suo pallone lo trascinò in alto oltre le nuvole, lontano, nello strano paese di Oz. Quando la gente lo vide, pensò che fosse un grande mago e promise di fare tutto quello che lui avesse voluto. Così egli ordinò loro di costruire una città. E siccome la campagna era così verde, decisi di chiamarla la città dello smeraldo, disse. E per dare più verosimiglianza alla cosa, misi occhiali verdi a tutta la gente, così tutto ciò che vedevano era verde. Perché non è tutto verde quello che c'è qui? Chiese Dorothy. Oh no, ma portano gli occhiali da tanto tempo che se ne sono convinti. Sono anche sicuri che io sia più potente di tutte le streghe. Ecco perché ho promesso di aiutarvi se aveste fatto fuori la perfida strega dell'Ovest. E ora non sono sicuro di poter mantenere le mie promesse, ma tenterò. Vi chiedo solo di non rivelare a nessuno che sono un ciarlatano. D'accordo con i suoi amici, Dorothy decise di non smascherarlo e il giorno seguente toccò allo spaventapasseri andare da lui. L'ometto svitò e svuotò la sua testa, poi sostituì parte della paglia con un miscuglio di crusca, aghi e spilli e riempì il resto con della paglia fresca. Lo spaventapasseri tornò dai suoi amici con la convinzione di essere molto saggio, poi toccò all'omino di latta. Oz fece un buco dalla parte del cuore e infilò un cuoricino di seta ripieno di segatura. L'omino di latta era fuori di sé dalla gioia. Poi fu la volta del leone. Oz versò il contenuto di una bottiglia verde in una scodella ed esortò a bere quella pozione il leone, il quale corse ad annunciare agli amici che ora si sentiva pieno di coraggio. Com'è facile aiutare gli altri se si riesce a ottenere la loro fiducia, pensò Oz. Sarebbe stato più difficile aiutare Dorothy, ma ci avrebbe provato. Costruiremo una mongolfiera che ci trasporti nel Kansas. Che ci trasporti? Esclamò Dorothy. Anche tu verrai con me? Oh sì, proprio così. Sono stufo di fare il ciarlatano. Su, al lavoro, costruiremo un pallone di strisce di seta cucite e legheremo in fondo un cesto della biancheria che ci servirà da cabina. Tre giorni dopo il pallone era pronto e Oz ordinò di portarlo subito fuori. Aveva fatto correre la voce che stava andando a far visita a un grande mago e tutti si affollarono intorno per assistere al grande evento. L'omino di latta aveva preparato una catasta di legna a cui applicò fuoco. Oz tenne il fondo del pallone sopra il fuoco finché l'involucro di seta non si riempì di aria calda. Quindi entrò per primo nel pallone e gridò forte. Durante la mia assenza
Sarà lo spaventapasseri a governarvi. Vi ordino di obbedirgli. Il pallone stava dando strattoni alle corde che lo assicuravano al suolo. Presto, Dorothy! Gridò Oz. O il pallone volerà via! Ma Dorothy non trovava Toto e mentre lo stava cercando, le corde si spezzarono e il pallone si alzò in aria. Vieni giù! Strillava la bambina. Non posso, cara! Disse Oz dall'alto. Addio! Allontanò sempre di più. Nessuno lo avrebbe mai più rivisto nella terra di Oz.